ragazzo pensavo che tutti gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione sono frutto di un'evoluzione lineare della tecnologia, sono dunque i migliori che abbiamo a disposizione. Studiando la storia della scienza mi sono reso conto che non è così. Pensiamo ad esempio a uno strumento che utilizziamo in continuazione e che è molto importante per tutti noi, la tastiera. Bene, fateci caso, ogni anno i computer, i tablet, i cellulari vengono migliorati, potenziati, velocizzati, ma le tastiere rimangono identiche. Ad esclusione di qualche piccola trascurabile differenza, tutto il mondo occidentale utilizza di fatto il sistema QWERTY, nome che deriva dalle prime sei lettere che troviamo in alto a sinistra nella tastiera e che è uguale da molti anni. Allora, visto che è così utilizzato e importante, è lecito chiedersi: si tratta del miglior strumento che abbiamo a disposizione per scrivere? La risposta è no, e le ragioni di questa risposta risiedono proprio nella sua storia. Una storia che è molto più lunga di quella del computer. Per ritrovare le origini delle tastiere, infatti, dobbiamo risalire fino agli anni 70 del 1800, quando un gruppo di ambiziosi inventori, capeggiato da Christopher Sholes, ideò la prima macchina da scrivere. Il primo prototipo, presentato sul finire degli anni 60, aveva una tastiera molto diversa, lineare, simile a quella di un pianoforte. Mentre il prototipo, che poi fu venduto a un'azienda che all'epoca produceva armi e che diede vita alla Remington numero 1, la prima macchina da scrivere che ebbe grande successo commerciale, presentava una tastiera molto simile alla QWERTY, una tastiera che di fatto quindi ha resistito inalterata per 150 anni. Come mai Sholes e i suoi decisero di costruire una tastiera del genere? Gli storici ci stanno lavorando e sarebbe molto interessante andare a vedere nel dettaglio come si sta cercando di ricostruire la nascita di questa invenzione. Possiamo dire che le ragioni sono diverse. Probabilmente Sholes e i suoi si fecero aiutare dai telegrafisti dell'epoca che dovevano trascrivere il più rapidamente possibile i codici trasmessi con alfabeto Morse e quindi che erano mossi da esigenze diverse da quelle odierne. C'erano poi delle ragioni tecniche legate al funzionamento della macchina, come ad esempio il fatto che alcune sequenze di tasti non dovevano essere mosse troppo rapidamente per evitare che la macchina si inceppasse e soprattutto che rovinasse il lavoro. Dunque, oggi nell'era digitale noi potremmo elaborare dei sistemi molto più efficienti e infatti ci sono diversi centri di ricerca che hanno sviluppato tastiere migliori. Tuttavia la transizione non avviene, perché sarebbe difficile, per non dire traumatica o addirittura impossibile. Immaginate infatti tribunali, ospedali, aziende, uffici che per diversi mesi rallentano drasticamente i ritmi di lavoro perché nessuno trova più le lettere sulla tastiera. Dunque, almeno per ora, si preferisce mantenere un sistema che sappiamo essere relativamente poco efficiente piuttosto che avviare un cambiamento pericoloso. Allora, la storia della scienza ci mostra come una prospettiva storica sia uno strumento utile per individuare delle falle del nostro presente o dei sedimenti che arrivano da un passato oramai lontano. Ci spiega però anche come questi cambiamenti a volte siano difficili, vadano pianificati con grande cura e attenzione. E soprattutto ci mette in guardia dal fatto che questi meccanismi non riguardano soltanto gli oggetti, ma purtroppo spesso riguardano anche i concetti, i sistemi conoscitivi, idee, valori e giudizi che provengono da un passato che potrebbero essere modificati o abbandonati, ma continuano a intaccare il nostro presente. E allora una prospettiva storica, anche quando si parla di tecnologia, diventa uno strumento privilegiato per individuare delle debolezze del nostro presente altrimenti invisibili, per cercare di liberarci dalle catene di un passato che è diventato scomodo.